school's gone, I'll stay alone. But I don't mind, I met a new friend today. I can hear his voice in my head. It feels like he became a part of myself. He will call his ugly old name, and they will get the sinners out of my way. I'm so happy. Il primo consiglio è tanto di avvicinarsi a una scuola di teatro. Cominciare prima possibile a fare un'esperienza, perché è molto, molto diverso quello che si immagina da quello che è. E quindi la prima cosa da capire è quanto ci si diverte a farlo, quanto veramente ci si appassiona, perché ovviamente, come tanti, io non conosco gli altri lavori, ma questo è un lavoro ovviamente molto difficile, che si porta dentro tante complicazioni che non c'entrano poi anche niente con la recitazione, per cui la recitazione deve essere il nocciolo principale che non ti deve abbandonare mai, perché sennò in un secondo ti puoi dispiacere, deludere o soffrire proprio. Poi è un lavoro che ha molto a che vedere con l'identità. Bisogna, secondo me, fare, io consiglio a chi vuole fare questo lavoro qua, di cercare di conoscersi il più possibile, di non avere pudore nel guardarsi dentro, che cosa che naturalmente credo debbano fare tutti, però se si fa questo, ma per star meglio, non per un grande consiglio di vita, credo che se vuole fare questo lavoro è veramente importante riconoscere i propri limiti, perché poi i personaggi che si vanno ad affrontare, ovviamente ogni personaggio ha delle grosse contraddizioni e i personaggi non andrebbero mai giudicati, e dunque bisogna cercare di avere il più ampio spettro di emozioni a cui accedere, no? Cibarsi di tanta cultura, perché gli stimoli arrivano dappertutto, quindi dall'incontro con gli altri e da tutta la forma, dall'arte, per cui ovviamente dal cinema, però la letteratura, tantissimo l'arte, la musica, sono tutte ovviamente fonti di gioia, di grazia, ma anche di ispirazione. E poi ovviamente di cercare di separarsi il più possibile una cosa che credo sia importante è quella di non confondere questo mestiere con quello che questo mestiere sembra. Perché questo mestiere è un mestiere molto artigianale, molto fatto di alti e bassi, di grandissime contraddizioni, in cui in un momento sei qua al Gifoni e te la godi, e un momento dopo sei a casa che stai aspettando di lavorare e forse non lavorerai, e di grande frustrazione in cui vieni bocciato ad un provino perché non rispondi a dei canoni fisici magari. E quindi non bisogna fare l'errore di confondere quello che si vede, che poi in questo momento è così traviante, no? Tu vedi 100.000 foto su Instagram fantastiche, fighissime, e pensi che la vita coincida con quella cosa lì, che è un errore che forse facciamo tutti con facilità, no? E che ovviamente non c'entra niente, e che rischia di creare un gap enorme fra quella che poi tra l'aspettativa e quello che poi è. Quindi è un lavoro veramente artigianale, quindi altro che tre consigli.